Ma hai tu hai veramente. sofferto per amore? Tantissimo. Oddio, mi metto accanto a lui, ti fai un po' brillare. Quindi tu hai un po' le ragazzine... Chi Problematiche. è? Uccello nero, diciamo. Nel singolo Mare canta "Se c'è una strada io l'ho fatta in contromano" e mi viene da dire che è proprio un vizio di noi artisti. Signore e signori, Michele Merlo. Ciao ragazzi, grazie Come Tommaso. stai? Bene, grazie. Senti Michele, noi abbiamo una cosa in comune perché abbiamo un disturbo della personalità, nel senso che tu al pubblico ti sei mostrato sotto più pseudonimi perché abbiamo avuto Mike Bird, Cinema Boy, Michele Merlo. Con chi sto parlando oggi? Stai parlando con la versione più pulita in tutti i sensi che è Michele Merlo. Michele Sì. Merlo, quindi Michele durante questa Michele va intervista. benissimo. Senti Michele, tu nasci a Marostica, vero? Ho letto, mi sembra di aver Nascosta, letto, che è in Veneto, no? È in Veneto, quindi sei un ragazzo di campagna. Sono un ragazzo di campagna, felicissimo di esserlo e poi per esigenze mi sono un po' spostato, Senti, diciamo. ma ti aiuta questa cosa che sei nato in campagna a sentirti un po', diciamo che avendo, immagino tu abbia una compagnia di amici di Marostica, hai tutta una parte di gente che quando torni a casa è di lì, no? E questo ti Sì. aiuta a mantenerti un po' coi piedi per terra? Sì, Che io mi rendo conto, scusami, ti interrompo sempre. Cioè, io No. praticamente mi faccio l'intervista e do anche le risposte. No, perché io invece vivendo a Milano, nato e cresciuto a Milano, quando magari mi sento che, no, dovrei avere un po' più i piedi per terra, non c'ho nessuno che me li riporta a terra, perché Milano è così. Quindi Certo, è anche vero. una fortuna, secondo me. Sì, io sono un amante della comfort zone, sono un esponente della politica del amare la comfort zone, perché ogni volta che vado a Milano, Roma, in qualche altra città, penso sempre poi a cosa farò di quotidiano quando tornerò a casa, quindi proprio per ritornare nel mondo E vero, questa cosa ti no? Mi serve? salva. Ti salva. È un modo di difesa senza il quale farei fatica. Senti, come mai hai deciso di fare musica sotto tre pseudonimi o alias artistici diversi? E quali sono le differenze tra Cinema Boy, Mike Bird e Michele Merlo? Allora, è una domanda per la quale dovrei quasi inventare una risposta perché non lo so nemmeno Inventala, io. supercazzola, non ti preoccupare. Ma diciamo che per un progetto in inglese, che è il primo, appunto, mi sentivo un po' più legittimato a parlare alle persone Perché Mike con un. Bird è la traduzione inglese di Michele Merlo, anche se Merlo è Blackbird, Esatto, però uccello Blackbird mi nero. faceva molto strano, Blackbird, quindi ho preferito solo Uccello Bird. nero, diciamo. E quindi ho detto, Mike Bird, facciamo questa Ok. cafonata Cinema gigante. Boy? Cinema Boy in realtà è stata una persuasione della mia vecchia discografica che mi ha illuso fosse una scelta buona, ecco. Senti, tu hai partecipato ad Amici. E ti volevo chiedere, cosa consiglieresti a un ragazzo che vuole intraprendere la strada dei talent per inseguire il proprio sogno? Di andarci in modo molto disilluso perché c'è la convinzione, specie nella parte più popolare del pubblico italiano, che il talent sia una strada autentica per poi garantirti una sorta di futuro artistico. In realtà non è assolutamente così e questo causa delle forti crisi depressive post-talent ai ragazzi, quindi è Certo. importante strutturarsi prima di fare un talent e viverlo come un'esperienza per formare un bacino d'utenza più ampio. Anche perché se ti va bene uno esce da questi talent che sei praticamente al centro dell'universo per un Esatto. periodo che può, diciamo, se ti va male, durare 1, 2, 3 mesi e poi la caduta dall'alto fa molto male. Certo, motivo per cui ho rifiutato tutti quanti i vari contratti in store del caso perché non mi sentivo assolutamente pronto ad essere sballottato in giro per l'Italia per poi essere Bravo dimenticato. ragazzo che Hai sei. visto? Senti, ripercorrendo la tua strada fino ad oggi, a parte Cinema Boy, c'è qualcosa che non rifaresti? Penso mi comporterei meglio con un po' di persone che ho trattato male. Male da diva o male? Un po' da diva anche. Se potessi dare un consiglio a Michele di 2 anni fa, gli direi di essere Un po' più un po' bravi. più rispettoso nei confronti di chi lavora per lui, ecco. Tu sei un romanticone perché nei tuoi testi parli spesso di amore in maniera molto semplice, molto pulita. Questa non è una critica, è No, bello, è insomma, molto bello. ne parli in maniera estremamente onesta. Sì. In parole semplici, quanto c'è dei sentimenti di Michele? Tutto. Le mie canzoni sono solamente una messa in parola di quello che. Della minestra che ho in pancia, di Ma hai tu hai quindi. sofferto per amore? Tantissimo. Oddio, mi metto accanto a lui, ti fai un po' brillare. Parliamone, perché Ho anch'io. sofferto tantissimo per amore. Anch'io, allora E aspetta, adesso facciamo inizio dai, a tutta facciamo un un'altra salotto parte. di amore, vai. Allora,
Anch'io ho sofferto tanto per amore, caro Michele. Già. Ti faccio sentire le canzoni che ho scritto. Che rapporto hai con i tuoi fan? Ho un rapporto molto strano. Strano bello però, perché per esempio prima ho incrociato una ragazza che mi ha fermato, una fan, sì, e l'ho invitata a far colazione con me. Ah! E io faccio tutto quello che vorrei che fosse stato fatto a me dai miei idoli, cioè... Ah, bellissima sta cosa! Se io da piccolo... Chi è che avresti voluto che ti offrisse un caffè quando eri piccolo? Anche adesso, immagino. Vasco Rossi. Corretto, secondo me te lo offri a Vasco Rossi il caffè. E quindi le hai offerto un caffè, ma così? Sì, voglio regalare dei momenti che non si trovano spesso in giro, diciamo. Io, appunto, mi piacerebbe... Quanto spendi in caffè al mese? Che rapporto hai con i social? Ho un rapporto, ovviamente molto stretto per esigenze lavorative. Ma ti senti obbligato a doverli usare per avere un rapporto più diretto con i tuoi fan? È un tipo, ad esempio, io sono uno che posta tutto quello che gli passa per la testa e poi tante volte sono costretto magari anche a cancellare roba, certo, perché è troppo. Quindi io non lo vivo mai come uno sforzo, anzi per me lo sforzo è non postare tutto. Tutto, esatto. Quindi io ho il problema opposto. No, anch'io ho qualche... Che problemi hai tu invece? No, in ordine alfabetico o cronologico? No, anch'io sono uno che posta molto di getto, diciamo. Ma ti pesa la tua popolarità? A volte sì. In che senso? Per quanto io non sia così tanto popolare da potermi permettere... Cosa hai elevato alla tua libertà per la popolarità? Ma quello è un Tommaso, cioè, vabbè, no, cioè tu, no, io sì, la mia libertà, cioè, io non posso fare tutto quello che voglio, neanche io, cioè io ad esempio quando vado a ballare sto pochissimo, anche e io dove... Infatti povera la mia ragazza, quella santa, che ogni volta che andiamo dobbiamo scappare una certa, perché non riesco a starci, mi sale l'ansia, questi mi guardano, mi fanno le foto a distante, quindi scappiamo ogni volta. Quindi ci tieni anche la tua immagine? Molto, certo, per forza. Come definiresti la tua musica? Cioè, e... Oh. Dimmi, amore. Ha risposto lei. Oh. È più un lamento. Dai. Come definiresti la tua musica? Musica... non lo so, ti dico la verità. Chi è il tuo ascoltatore tipo? Cioè, ad esempio, io quando vedo una ragazzina per strada, anche se la vedo a 100 metri, ti so già dire se è una che mi segue. Cioè, okay, te lo so già dire, da come cammina, da, cioè, senza neanche... Cioè, io so già se tu mi segui. Anch'io ho questa sensazione, okay, spesso. Perché? Diciamo che ho mostrato un lato molto problematico di me tramite le canzoni, quindi di riflesso riesco a riconoscere un pochino, a due parole da conversazione, chi ha avuto un trascorso abbastanza complicato. Quindi un po' tipo il Glee Club. Esatto, un po'... un po' così, un po' mistico, che un po' bello, sciamano. Che bello che era lì, mamma mia. Qui tu hai un po' le ragazzine... problematiche. Ho una fascia di persone che, insomma, che hanno sofferto e in una canzone mia si possono tuffare. Però è bello essere uniti dal dolore. Sì, anche il dolore è un'emozione alla fine, quindi... Ma forse è l'emozione. Esatto, che muove tutto il resto alla fine. Che allegria. No, ma è la verità, perché alla fine, certo, la vita è di base è dolore. Dal dolore poi si impara ad amare, a voler bene, a stare più sereni. Però di base nel corso degli anni, se fai un sunto, c'è più... Allora, ti devo fare una domanda. È una cosa che io ho sempre sognato di fare, non l'ho mai fatta ed ho sempre voluto fare con un cantante. Mi dai il tuo telefono e voglio aprire il tuo iTunes, voglio vedere che musica ascolti. Spero non vedrai immagini di tette, di culi, perché... Su iTunes? Vabbè, potrebbe essere. Vediamo i suoi aggiunti di recente. Allora, leggerà solo di più. Cioè, no, non è vero. Michele Merlo. Ecco, infatti sapevo. No, vabbè, abbiamo da Ennio Morricone a Benji e Fede a Mina, di nuovo Michele Merlo. Certo. The Weeknd, Sfera. Cioè, praticamente spazi sono, da Mina. Sono un grandissimo amante della trap, in realtà. Veramente? Cioè, non sposo, che non si direbbe? Non sposo le tematiche, però mi piace. Però tu pensi che un artista possa essere libero di inserire nei propri testi quello che vuole? Tipo la polemica di Rolls Royce e Achille Lauro. Ma io penso sia abbastanza fine a se stesso la polemica. Chi ha detto che tipo Sfera Ebbasta incita all'uso di droga e alla... Ma è abbastanza ovvio che, insomma, un ragazzino possa sposare l'immagine di un artista. Sì, e... però comunque i The Velvet Underground cantavano Heroin. Però era molto meno mediatica, cioè, la cosa. Vasco cantava Coca-Cola. Certo, però adesso la connessione diretta che c'è tra un tredicenne e Sfera Ebbasta con una canna in mano, o chi per esso, non prendo Sfera come esempio principale, è molto più diretto e facile piuttosto che negli anni 70, secondo me. Cioè, il ragazzino faceva molta più fatica a vederlo come esempio, il cantante dei Velvet che si drogava, secondo me. Sai cos'è? Secondo me adesso c'è molto il mito, e ne parlavo con un altro mio ospite, di fare tipo i big money facile, no? Esatto. Cioè, quello che adesso la gente vuole è stare a casa col pacco di soldi e l'erba, ma non sa che magari Mambolosco, che sia vero che c'ha il pacco di soldi e l'erba, però
si sarà anche fatto un c***o così. O magari il pacco di soldi è sempre quello. o magari sono del Monopoli, chi lo sa. Senti, tu hai aperto i concerti di Emma. Sì. Ho avuto non questo... tutti possono aver aperto i concerti di Emma. No, non tutti, è vero. È una cosa che mi ha reso molto grato. Emma è una cara amica e una brava persona in generale. No, non si può sentire una brava persona. Quello che dicono dei serial killer al telegiornale salutava era sempre. Un bravo ragazzo. No, ma guarda che in realtà è molto raro dire una brava persona. No, sto scherzando. Io non la conosco, quindi non posso dire. È una cara ragazza, non so cosa dire. È simpatica. È carina. Senti, dove ti vedremo tra poco? Cioè, quali sono i prossimi passi di Michele? Ma io devo cosa fare... ti piacerebbe fare? Qual è il tuo il sogno? Il Grande Fratello l'anno prossimo? Veramente? Sto scherzando. Stavo già per dirti no, perché c'è anche la Lecciso. No, i miei prossimi step sono... A gennaio uscirà un disco, che è il mio primo disco in italiano, quindi la conformazione classica di un cantante che con il nome italiano e il disco in italiano. Quindi Michele Merlo. Avremo la coerenza. Ok. E... Non Michele Uccello Nero. Non Michele Uccello, okay. Non Michele Cinema, non Michele... Va bene, ecco. Anche se Michele Uccello Nero ti posso dire, secondo me vende. Ah, i miei amici ti scaricherebbero subito. Quindi un disco, poi un tour e poi penso prenderò un po' di respiro. Stai scrivendo adesso? Molto, non solo canzone, sto scrivendo un sacco di cose che... Tipo? Racconti, storie, magari potrò metterle insieme. Prima di chiudere, vorrei che io possa averti qua e non farti accennare niente. No, ti prego. Aspetta, non hai ancora sentito cosa ti sto per dire. La mia vita, Ok. La mia vita è molto mai una gioia. Ok. Qual è una canzone mai una gioia per te? O qual è l'artista mai una gioia per eccellenza? Tenco era tutto un vedremo, vedrai, lontano, lontano. Cantami un pezzettino di Tenco. Un pezzettino di Tenco. Ti canto Mi sono innamorato. Devi dare la manina però. Di te, perché non avevo niente da sono fare. Emotivamente fragile, ti è un attimo che limoniamo. Grazie Michele per essere stato. Grazie Tommaso. Grazie, sei un bravo ragazzo. No, oh, ragazzi, bravo ragazzo. Salutare. È un bravo sempre. Ragazzo. E ha aperto concerti di brave ragazze. Quindi seguitelo sui social, seguite la sua musica. Quando avrai qualcosa da promuovere, torni. Se mi inviti, volentieri. No, sei già invitato. A posto, tornerò presto. Va bene, ragazzi, allora con la promessa che torna qua cantando quello che avrà da proporci tra qualche mese. Michele Merlo.